Oggi le telecamere di Agriverde si trovano a Rossano presso l'Istituto Tecnico Agrario. Una giornata importante per gli alunni. Nei mesi scorsi l'Associazione Olivicola Cosentina ha promosso un corso di potatura. Oggi la consegna degli attrezzati ma anche un'occasione per parlare di olivicoltura tra passato e futuro. Siamo in compagnia di Pina De Martino, preside dell'Istituto Agrario di Rossano, davvero una giornata molto intensa per, per i ragazzi, c'è stato questo corso di potatura, questo incontro con gli esperti per parlare di olivicoltura tra passato, presente e anche futuro, quindi la vostra è una scuola che crea sinergie, che si apre al territorio, che non si ferma. Sicuramente, noi lavoriamo veramente in sinergia, eh, per poter far sì che questa scuola sia veramente un punto di riferimento per il territorio. Un istituto tecnico agrario come il nostro deve essere, deve rappresentare il futuro perché dà possibilità ai ragazzi veramente di, av di avere opportunità lavorative eh, decisamente sicure. Il territorio nostro è a vocazione agricola e quindi le competenze in questo settore sono necessarie, soprattutto oggi che l'agricoltura anche a livello europeo è messa diciamo, ai posti più, eh, principali, considerando come i gli obiettivi che sono perseguiti eh, a livello nazionale e internazionale proprio puntano sulla filiera agroalimentare alimentare e soprattutto anche il discorso della sostenibilità della eh, salvaguardia delle specie, del territorio, per cui la nostra scuola dà competenze eh, spentibili sicuramente in tutto, in tutto il territorio. E noi ce la mettiamo tutto per rendere la nostra scuola innovativa che, punto, che sia appunto di riferimento anche per attività e ricerca, ecco la nostra collaborazione anche col mondo dell'università e, e soprattutto con le istituzioni e tutto ciò che fa che è diciamo, attinente appunto l'azienda che oggi, diciamo, la, il presidente che oggi ospite da noi, è proprio l'emblema di, di questo interesse che abbiamo noi per, per i prodotti anche della nostra terra e l'olio è sicuramente diciamo, il nostro prodotto principale, il nostro oro, come diciamo noi, per cui i ragazzi in questo settore devono essere formati e informati e devono dare il loro apporto. E la nostra azienda in questo diciamo, cerca di fare tutto, noi abbiamo un'azienda agraria a 18 ettari di terreno e facciamo di tutto per far sì che queste conoscenze siano applicate poi nella nostra azienda. C'è una varietà di olivo particolare. Sì, sì, noi abbiamo scoperto, io sono il secondo anno che lavoro in questa scuola e ho avuto il piacere attraverso i miei ragazzi, attraverso i professori, e gli agronomi che avevo in quel periodo, il professore Mastrangiolo in particolare, abbiamo scoperto questa specie nascosta nel nostro oliveto. Abbiamo cinque piante di ulivo, eh, l'eucocarpa, che eh, pro, hanno una drupa che produce, man mano che va, eh, aggiunge maturazione, diventa bianca e quindi produce un olio particolare. Abbiamo fatto delle ricerche e trattasi sicuramente di una pianta appartenente al periodo bizantino, molto diffusa nella zona della Calabria e soprattutto in prossimità dei monasteri. Veniva utilizzata soprattutto per produrre dell'olio sacro che veniva usato durante le cerimonie, eh, sia addirittura in momenti particolari eh, di cerimonie che riguardavano gli imperatori ma anche nelle funzioni sacre. E l'olio pare, ehm, no, pare, abbiamo scoperto che bruciando fa poco fumo, quindi è molto adatto per essere utilizzato nelle lambere, oltre che nelle funzioni come olio da, da usare per ungere. Diciamo. E le, diciamo, questa, eh, questo diciamo, tipo di olio ci ha fatto pensare, questa proprietà che aveva quest'olio, quest'uso sacro, ci ha fatto pensare al nostro Codex Purpureo, per cui visto che una delle tavole del codice eh, è l'immagine delle vergini sagge, delle vergini stolte e le sagge portano in mano un'ampolla di olio, abbiamo immaginato che il nostro olio, quello della prodotto da piante di lavucacarpa era magari la, era quello che aveva creato era diciamo, il, la, il componente di queste lambade, per cui eh, abbiamo chiamato il nostro olio l'abbiamo anche prodotto perché le piante hanno prodotto dell'olio l'abbiamo ricavato l'abbiamo fatto analizzare l'abbiamo studiato abbiamo anche creato un olio chiamato olio del codex l'abbiamo imbottigliato e abbiamo fatto <ride> diventare un prodotto della nostra azienda ci proponiamo anche di studiarne meglio le, la composizione per vederne un utilizzo soprattutto di nicchia, visto che è un prodotto particolare, raro, perché comunque nella, diciamo, in tutta la Calabria abbiamo fatto le ricerche, esistono pochissime piante, soprattutto nella dimensione in cui sono nel nostro istituto. Quindi quello che dicevamo prima, no? una scuola che si apre al territorio, che riesce insomma, anche a coinvolgere gli studenti. Qui abbiamo tra l'altro, prego di, di raggiungermi, no? una delle studentesse che, è stata, eh, che ha ricevuto questo attestato, ha partecipato a questo corso di potatura, tra l'altro tenuto da esperti. Sì, sicuramente esperti che hanno dato loro veramente tutte le informazioni e le competenze perché come diceva prima la mia vicepreside eh, la potatura è un'arte. E quindi loro devono essere consapevoli di questo, è un'arte, le piante devono essere trattate secondo appunto una, un taglio scientifico e non un taglio che va a danneggiarle. Quindi per noi è stato importantissimo avere questi esperti nella nostra scuola e eh, diciamo, copiare, assorbire i, i loro insegnamenti. Ecco, vediamo che cosa abbiamo imparato, intanto il nome. Noemi. Allora. Com'è com stata questa esperienza? Beh, il corso di potatura tenuto dal prof Panelli è stato davvero istruttivo, infatti abbiamo avuto, abbiamo avuto delle nozioni sulla corretta potatura e sui vantaggi che si possono avere e speriamo che in futuro possiamo applicare proprio nella vita quotidiana queste nozioni. Il, il corso di potatura è sempre stato fatto nel rispetto del, dell'Uliveto, dell'ambiente dell e soprattutto proprio della pianta stessa, dell'olivo. E questi saranno i futuri no, esperti del, del nostro territorio perché dovete rimanere qui ragazzi sul territorio proprio per dare sempre maggiore qualità alla nostra agricoltura, alle nostre produzioni. Ma dicevamo eh, che eh, si, si parte dal passato, quindi la storia di questo territorio ma anche il futuro, c'è cioè l'innovazione. Qui vedo un drone, professore. Sì, abbiamo un drone naturalmente a servizio dell'agricoltura, uno dei nuovi ritrovati, in modo tale da poterlo diciamo, utilizzare in modo, in modo adeguato nell'attività didattica e far capire naturalmente le nuove tecnologie che mi portano a definire dei prodotti di qualità, eliminare degli elementi parassitari, ricostruire il territorio, salvaguardarlo. E si parla anche di tutela del territorio. Sì, soprattutto di tutela del, del territorio. Visto che oggi la situazione è un pochettino anche, possiamo dire, queste calamità, tra virgolette, dovute al. A, non, a, un, a una non cura del, del, nostro, del nostro ambiente in cui viviamo e quindi naturalmente cerchi, si cerca di comunicare uh, ai, futuri, diciamo, esperti, esperti, ehm. ai futuri esperti eh, come utilizzare e come salvaguardare naturalmente il, ter il territorio. E anche le malattie no? delle piante, cioè, dall'alto dall abbiamo una visione... Sì, possiamo intervenire anche in modo mirato naturalmente su, diciamo, su alcune parti del, della pianta oppure alcune parti proprio del, dell'impianto in cui si sta, si sta operando, se si tratta di un oliveto, se si tratta di un, di un vigneto e quindi prendere le giuste diciamo, precauzioni e misure per poter operare dirett direttamente. Però quello che voglio dire è che mi serve anche per avere anche nel tempo una, diciamo, un monitoraggio continuo no? che mi porta poi ad, a studiare eh, la situazione quella pregressa rispetto a quella, a quella futura. Professore Giordano, lei tra i relatori diciamo, di questo incontro con i ragazzi che hanno partecipato al corso, questo incontro proprio sul, sull'agricoltura del, del nostro territorio. Sì, e principalmente sull'olivicoltura, perché poi l'olivicoltura qui da noi riveste una funzione fondamentale, importante. Insomma. Ma da tutti i punti di vista, io l'ho detto al, nel mio... Nella, diciamo, nella, nel mio discorso che eh, non deve essere vista solo da un punto di vista produttivo l'olivicoltura, ma va vista anche da un punto di vista eh, storico, ambientale e, e, e soprattutto turistico, insomma, quindi per quanto riguarda il paesaggio del nostro territorio. Eh, anche perché mi sembrava un pochettino inutile andare a ripercorrere di nuovo. Quello che era stato già detto insomma, no, sul... Un po', no, gli orizzonti. Sì. Quando si parla di agricoltura non bisogna schematizzare, bisogna un po' allargare. Allargarsi, sì, in effetti bisogna un pochettino allargarsi. Io spero che la nuova generazione eh, prosegue insomma, con, eh, con questo settore. che... Io ritengo che sia il piore all'occhiello della nostra agricoltura calabrese e soprattutto di questa, di questa zona, perché eh, a livello vocazionale insomma, si presta molto, molto bene insomma, a questo tipo di, di, di agricoltura. Insomma. Importante anche la passione no? che si riesce a trasmettere ai ragazzi. <ride> sì, in effetti i ragazzi certe volte hanno... Eh, presentano e, e, e li, eh, qualche volta li richiamo anche da questo punto, perché loro si interessano soprattutto dalla parte pratica, sono proprio affamate insomma per quanto riguarda le nozioni più pratiche e non teoriche e proprio per questo, per questo motivo certe volte ci, abbiamo dei, motivi, diciamo del, dei diverbi perché non è sufficiente solo la pratica, la pratica va bene però. Un perito agrario si distingue anche dalla, dalla, dalle nozioni teoriche, perché poi dal, dalle nozioni teoriche poi vanno, vanno, eh, vanno a giustificare poi le attività pratiche del, 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 diciamo delle, delle coltivazioni, che poi noi generalmente ci interessiamo di coltivazione, quindi io sono proprio l'insegnante che si insegna coltivazione al, ai ragazzi. all'esterno dell'Istituto Tecnico Agrario di Rossano, vedete il cartello Non disturbate la terra eh, sta lavorando per noi questo è l'orto sinergico appunto del, dell'istituto una diciamo una sperimentazione anche questa eh, della della scuola raggiungiamo il professore bossio che proprio si occupa no, di, questo, di questo progetto allora L'ideatore di questo progetto, quindi non disturbiamo la terra. Sì. Allora, perché? E, mh, la terra deve lavorare per noi, noi dobbiamo entrare in sinergia con eh, l'ambiente qui dell'orto cercando di rispettare i, i suoi tempi. Eh, Diciamo, si chiama agricoltura sinergica proprio perché ci deve essere questo lavorare assieme, collaborare con la natura che ha già in sé i principi della sua produttività. Noi dobbiamo, cercare di, dobbiamo sapere ascoltare, dobbiamo sapere osservare la natura e inserirci negli spazi adeguati. Eh, L'agricoltura sinergica è un'agricoltura di tipo biologico e nasce diciamo... Dal, dalle idee di, di un giapponese chiama Fukuoka, che è riuscito a fare nascere delle piante anche nei deserti, attraverso i suoi principi, ma il principio fondamentale è proprio questo del rispetto dei cicli naturali. Una cosa che volevo fare è notare è che tutta questa terra è coperta, perché, come dice Fukuoka, un, una terra nuda, anche arata, noi non la chiamiamo eh, diciamo rigogliosa, la chiamiamo deserto. E nella nostra agricoltura tradizionale stiamo sempre ad arare e riarare la terra perché ci sembra anche da un punto di vista estetico più, più bella, più ordinata. Invece lì stiamo sbagliando perché stiamo facendo una violenza e il terreno ha, ha bisogno di tempo per poter ricostituire l'equilibrio. Quindi, qui vedrete. Eh, diciamo, delle porzioni di terreno che non vengono calpestate e che sono quasi sempre coperte da una pacciamatura in questo caso sia secca la paglia ma anche verde che è costituita proprio dalle piante spontanee quando è iniziata questa possiamo chiamarla sperimentazione allora questa sperimentazione è cominciata da pochi mesi siamo adesso diciamo a metà maggio ma noi abbiamo cominciato a metà marzo eh, la vera e propria sinergia si può ottenere dopo alcuni anni di, diciamo, di questo tipo di conduzione agricola, però già possiamo vedere dei, dei frutti. Eh, la sinergia viene anche tra le piante e qui mh, si, ben, si vede bene la convivenza fra alcune eh, piante spontanee, alcune piante officinali, eh, l'abbinamento di piante eh, delle Liliacee insieme eh, a piante che arricchiscono il terreno tipo i piselli, le fave, insomma c'è tutta una scienza dietro, non è un'agricoltura eh, diciamo, improvvisata o semplicemente tradizionale, anche se abbiamo riscoperto che nell'agricoltura nell tradizionale, anche in maniera inconsapevole, alcuni di questi principi venivano comunque eh, seguiti. Noi adesso qua ne diamo anche una spiegazione di tipo scientifico. Dobbiamo rispettare un po' i tempi no? della, della terra, delle piante, senza forzare, senza andare ad insistere no? per ottenere quella data. Eh, sì, certo, certamente. E una cosa anche interessante è la convivenza e la biodiversità. E negli orti, diciamo anche casalinghi, eh, c'è questo terrore delle erbacce, estirpare le erbacce, questa classificazione tra le erbe buone e quelle cattive. Qui non esistono erbe buone e cattive, esistono erbe diverse che devono convivere insieme. Questo per noi è anche un grande insegnamento per l'inclusione sociale. Questo è un orto che è fruito anche dai nostri ragazzi H, anzi sono quelli che qui mh, si riconoscono meglio perché anche se sbagliano... Eh, diciamo, non creano il turbamento perché togliere per, per sbaglio una pianta non, non, non arrega nessun, nessun danno eh, oppure spargere un seme inconsapevolmente non è un problema anche se qui vedete ci sono dei fiori che in genere trovate sui balconi, non in un orto. Invece qui sono fondamentali perché ognuna di queste specie floreali ha un suo compito. Per esempio il tagete, questo fiorellino che è molto diffuso, ha il compito di tenere lontani i nematodi dal terreno. E questa cosa si può fare anche chimicamente, ma in questo terreno la chimica non deve entrare per principio. Dobbiamo cercare di dare le condizioni alla natura stessa di adattarsi. Ci vorranno sicuramente dei tempi più lunghi, eh, però eh, dicevo la maturazione è già il grado avanzato di maturazione dei pomodori, siamo eh, a metà maggio e eh, più avanti rispetto a altri orti convenzionali, eppure qua non stiamo in una serra, siamo diciamo a cielo aperto. Bellissimo anche questo messaggio che viene da questo, da questo orto, no? la pacifica convivenza tra tutti, eh? tra le piante, la terra, tra gli esseri umani. E questo è il messaggio, diciamo, che noi, un messaggio trasversale che vogliamo lanciare, ed è anche un modo per sensibilizzare eh, i ragazzi della nostra scuola, ma anche i loro genitori. È stato interessante ospitare anche delle famiglie, eh, in termini comunque di una, uh, come dire, della comunicazione, quello che facciamo al territorio, e vedere questi genitori stupiti, di un'idea che non avevano neanche mai immaginato e di sapere che qui siamo già un po' avanti da questo punto di vista e questo a noi non può che farci piacere come diciamo alla fine i nostri, le nostre soddisfazioni sono di tipo educativo e se questo arriva anche diciamo alle famiglie abbiamo centrato il nostro obiettivo cioè in termini di ricauta sociale è molto importante all'orto sinergico all'uliveto al campo sperimentale dell'istituto agrario siamo insieme al professor Mastrangelo allora un campo sperimentale cioè eh, buongiorno io sono il direttore dell'azienda dell'istituto tecnico agrario Annessa ed è un'azienda di circa 20 ettari in questa azienda sono presenti soprattutto agrumi e quindi agrumetata e ulivi ul ulivetata eh, qui ci troviamo negli appezzamenti di Contrada Fasso eh, ed esattamente in un campo sperimentale. Era un vecchio agrumeto che abbiamo eh, fatto dei lavori di scasso, livellamento e stiamo mettendo delle varietà di limone. Questo campo sperimentale sono quattro varietà, l'interdonato, il 2KR, Zagare Bianca e il Verna, con tre porti innesta, eh, il porti arancia Aranciamaro, Volcameriana e il Carrizzo. In questo modo, il sesto dei 5x5, i ragazzi possono vedere le piante come si comportano diversamente sullo stesso terreno e nello stesso microclima qui a Rossano, che è una zona vocata sia a Cremendini, infatti fa parte delle Clementine GP, e noi però con il limone Vediamo, possiamo dare anche alle famiglie o ai futuri imprenditori che escono da questa scuola il, eh, i dati del limoneto insomma, che è in questione. Voi avete fatto un lavoro incredibile qua perché c'erano rovi, serpaglie, insomma, avete rimesso tutto a posto. Eh, sì, effettivamente è un'azienda un che era un pochettino stata abbandonata. E noi in questa azienda è un'azienda naturalmente che è assoggettata ad agricoltura biologica, e seguiamo tutti il metodo dell'agricoltura biologica e quindi non facciamo trattamenti e né tantomeno concimazione ma soltanto concimazione organica. Per quanto riguarda il discorso dell'azienda che era stata un pochettino abbandonata noi abbiamo cercato di riprenderla. Innanzitutto con una pulizia del, proprio del, degli alberi e con, eh, scoprendo a volte anche delle varietà. Infatti in questo, in questo appezzamento, eh, pulendo proprio dalla sterpaglia, abbiamo, eh, notai l'anno scorso delle piante, sei piante, di una varietà di ulivo, la eh, Leucocarpa. E da lì comunicai alla dirigente Pina Di Martino questa informazione ed è partito questa campagna di sensibilizzazione verso questa varietà di olivo. Che belle davvero queste piante di olivo, fiorite, meravigliose. Sì, bellissime. C'è una grande storia poi qui nella zona, no? Del, la storia dell'olivicoltura nel territorio di Rossano si perde nella notte dei tempi. Sono secoli, millenni in cui viene coltivato eh, l'olivo qui nella zona di Rossano. Ed ha avuto sempre una grandissima importanza economica oltre che ambientale. Eh, mi piace ricordare per esempio che la, la borsa dell'olio, quindi la determinazione del prezzo dell'olio a livello nazionale, è stata a Rossano per secoli fino agli anni 60 poi trasferita a Bari, per indicare l'importanza dell'olivicoltura in questa zona. Le piante sono bellissime, le piante del dolce di Rossano, è la cultura prevalente in questa areale di distribuzione, in questo momento sono in fioritura, quindi sono ancora più belle e naturalmente esprimono diciamo, tutta la, la potenza del paesaggio olivicolo. Anche le proprietà no, dell'olio che si ottiene in questa zona sì, è, è un olio abbastanza dolce, particolare, che è adatto a un certo tipo di cucina e che naturalmente è molto conosciuto in Italia, diciamo l'olio della dolce di Rossano. Poi ovviamente essendo da, da millenni coltivato l'olivo qui... Ci sono anche delle, delle cose interessanti sotto l'aspetto della biodiversità. Si faceva riferimento per esempio al ritrovamento di alcune piante di leucocarpa, che è una cultivar particolare probabilmente proveniente dalla Grecia, perché l'eucos bianca è caratterizzata da questa drupa a buccia bianca, dove praticamente si è inibita la formazione della clorofilla e quindi è rimasta questa buccia bianca che ovviamente eh, si ripercuote anche sull'olio perché non assumerà mai una colorazione verdognola ma sarà sempre diciamo, di un colore abbastanza neutro. E' diciamo, una curiosità storica, io sentivo la preside che l'hanno accostata al codex purpureo eh, creando una, una situazione molto interessante anche per lo sviluppo, richiamando diciamo, la storicità dell'area di Rossana attraverso il Codex Purpureo e generando interesse anche ai fini turistici. Quindi veramente sono dei tesori che dobbiamo valorizzare, Noi ci dobbiamo fermare pochi istanti, dobbiamo dare la linea alla regia, ma poi vedremo eh, insomma quest'olio come viene utilizzato proprio in questa scuola dove ci troviamo a Rossano. Rimanete con noi. E siamo nei laboratori dell'Istituto Agrario di eh, Rossano, abbiamo visto insomma, eh, gli orti che ci sono qui nella scuola, le coltivazioni, eh, gli uliveti meravigliosi, adesso vedremo che cosa si realizza, che cosa si fa in questo laboratorio. Vedo il Presidente molto interessato no? Presidente, alle attività no? che si fanno qui in questa scuola. Beh, credo che è una scoperta oggi per noi essere in questo istituto, lo conoscevamo, sapevamo dell'istituto, dell però non in questi termini, quando le cose si conoscono un po' più dall'esterno, no? quello che poi c'è dentro che non si conosce, diventa ancora una sorpresa maggiore trovare delle eccellenze. Perché noi qua stiamo, stamattina stiamo vedendo delle cose veramente interessanti, importanti, eh, che veramente danno piacere, eh, danno stimoli, danno eh, una visione per il futuro diversa, specialmente nei confronti dei ragazzi, perché abbiamo mh, potuto constatare molta attenzione dei ragazzi. Una, eh, veramente i ragazzi con molto ma molto interesse a seguire tutti questi corsi che ci sono e che vengono erogati dai, dai docenti veramente in modo engomiabile. ingommiabile davvero. E qui siamo proprio nei, nei laboratori, no? la professoressa Mamone, vedo. Qua allora, delle... sono dei saponi in realtà l'esperienza laboratoriale è una pratica operativa costante nel nostro istituto e i ragazzi già dall'inizio già dal primo anno effettuano esperimenti di chimica generale organica e anche in maniera autonoma invece nel triennio noi cerchiamo di trasformare i prodotti agroalimentari della nostra azienda in, in altri prodotti eh, abbiamo non so eh, abbiamo fatto il, mosto, il prodotto il mosto cotto eh, il succo di clementine speziato presentato anche la settimana durante la settimana scientifica di cosenza eh, e il vino medioevale abbiamo anche vinto un premio eh, e da due anni stiamo eh, producendo appunto a scuola il sapone e i ragazzi diventano imprenditori, quindi simulano, eh, cercano di acquisire, noi cerchiamo di far acquisire loro eh, delle conoscenze e competenze utili anche nel... Eh, nella, nel settore appunto dell'imprenditoria quindi io scusa questo sapone si fa anche con l'olio è allora, vero? il sapone io vorrei chiamare qualcuno dei miei ragazzi così. perché l'olio di oliva cioè di prodotti è del territorio olio, è in realtà lo scarto dell'olio che viene utilizzato vuoi allora, dire qualcosa? il nome intanto? Lorenzo allora che cosa avete realizzato? Abbiamo realizzato un sapone in una maniera un po' particolare, visto che la ricetta del sapone originale richiede l'utilizzo dell'acqua. Noi al posto dell'acqua abbiamo utilizzato un'acqua aromatizzata, un idrolato, che si ottiene appunto dalla distillazione in, in corrente di vapore. In questo eh, si fa con le erbe officinali, il, si dà il profumo. E le erbe officinali possono essere utilizzate sia fresche che secche. In questo caso stiamo utilizzando della cannella secca, infatti. Sì, infatti produciamo il sapone, sperimentiamo saponi con sostanze biologiche che potrebbero essere... Nutritive anche per la nostra pelle, eh, l'olio d'oliva per la pelle è cioè, eccezionale, eh. certo, quindi certo. anche per le donne, ah, no, no, anche per gli uomini. Eh. Come ormai tutti si curano con anche il corpo, il viso, ormai viene curato anche dagli uomini. E quindi noi infatti vogliamo poi produrre in futuro anche della cosmesi biologica. Questo è infatti uno degli obiettivi che ci siamo prefissati, che abbiamo in mente di raggiungere. Voleva aggiungere qualcosa, il nome? Francesco. Sì, tra il sapone industriale, uno naturale è preferibile il sapone naturale, quello che facciamo noi, perché quello industriale ci aggiungono sostanze sintetiche e anche sostanze derivanti dal petrolio e quindi che possono far male all'ambiente e alla pelle, mentre i nostri invece non fanno male alla pelle. E sono questi? Sì. Sono... sì. Qual è quello all'olio d'oliva? Tutti sono, sono all'olio d'oliva. Eh sì, questi... Sono fatti con non è il solito odore del sapone sì. ecco profumo e, e ora dobbiamo fare una serie di sperimentazioni per vedere se effettivamente fanno hanno un effetto curativo sulla pelle e noi eh, facciamo questo tipo di sperimentazione anche cioè il nostro obiettivo è anche quello di eh, fare in modo che i ragazzi eh, diventino dei cittadini attivi ma anche eh, dei cittadini consapevoli di fare scelte ecosostenibili, eh, scelte che eh, sono a favore dell'ambiente, dell'ambiente in cui vivono, quindi eh, speriamo che diventino dei protagonisti del mezzogiorno e che riescano a dare qualcosa anche allo sviluppo economico del nostro paese. Beh, beh da dire che c'è tanto entusiasmo tra questi ragazzi, li vediamo tra l'altro eh, all'opera, dottor Iannotti, allora L'olio d'oliva fa bene insomma alla pelle, l'abbiamo già sentito, lo sappiamo, ci sono degli studi, ci sono delle ricerche, qui si sperimenta anche in questa scuola, chissà. L'olio d'oliva, fra tutte le componenti eccezionali che detiene, ne ha un'altra che si chiama squalene. Questo squalene è una sostanza particolarmente adatta al trattamento della pelle e quindi oltre alla frazione grassa che è necessaria per la saponificazione proprio a livello chimico, quindi per la formazione dei saponi, c'è questa sostanza, squalene, ripeto, che è particolarmente pregiata eh, nei confronti della pelle. Per questo motivo, diciamo, con l'olio d'oliva si è sviluppata una notevole attività non solo di ricerca ma anche eh, produttiva. Eh, nel campo della cosmesi perché ci sono moltissimi prodotti cosmetici a base di olio di oliva e di altri anche dei sottoprodotti dell'industria olearia, quali per esempio le acque di vegetazione le, le sanse, sono utilizzate nella cosmetica moderna per la creazione di prodotti che si basano diciamo, sulle attività tipiche dell'olio d'oliva ma soprattutto eh, utilizzano la presenza di questo squalene allora, dalla pelle, dalla cosmesi, allora vediamo anche l'utilizzo dell'olio d'oliva, non diciamo in cucina perché c'è una particolarità che adesso vi faremo vedere, l'olio d'oliva in cucina si sa, però anche nei dolci. Maiorano di Rossano comprende oltre all'istituto agrario anche il professionale e l'alberghiero e siamo proprio in questo momento nelle cucine dell'istituto alberghiero, i fuochi sono eh, accesi, si prepara eh, insomma tutto con prodotti del eh, territorio. In questo momento stiamo vedendo la preparazione di frittelle, giusto? Giusto. Frittelle con eh, eh, di fior di zucchettone. E poi si frigge in olio di oliva. Sì, rigorosamente. Ah, di questo territorio di questo territorio. Insomma, eh, oggi però è stata preparata anche una specialità, qualcosa di particolare, proprio prendendo i prodotti del nostro territorio, sì. stiamo parlando dell'olio d'oliva, il professor Bloise che sì. ci spiega insomma che cosa è stato realizzato. Allora, stamattina stiamo realizzando un gelato all'olio d'oliva come abbiamo utilizzato una base di panna bianca fior di latte e poi dopo abbiamo miscelato il tutto con l'olio d'oliva extravergine, rigorosamente calabrese, ma in particolare l'olio dell'azienda agraria del, che fa parte del nostro istituto, di un istituto comprensivo. L'olio d'oliva, perché l'utilizzo dell'olio d'oliva applicato anche a un dessert al gelato? Perché ormai l'olio d'oliva è, è risaputo, è è un tocca sana per il nostro organismo, C ha tante di quelle virtù che noi giorno per giorno, la scienza, l'arte, l'enogastronomia ci sta facendo scoprire giorno per giorno. L'olio d'oliva è un'eccellenza del nostro territorio noi dobbiamo tendere a valorizzarlo sempre di più l'abbiamo voluto applicare al dessert non solo con il gelato ma anche uno zuccottino abbiamo preparato uno andiamo zuccottino. a vederlo perché insomma, la curiosità è tanta anche la voglia di assaggiare questo perché è un gusto un po' particolare certo, certo. questo è uno zuccottino che abbiamo utilizzato del pan di spagna Abbiamo utilizzato del pan di spagna, poi dopo abbiamo utilizzato una crema alla panna con olio d'oliva, una mousse e poi abbiamo utilizzato del gelato all'olio d'oliva. L'abbiamo guarnito con delle foglie di, di olive e abbiamo voluto fare una guarnizione con un ciuffetto di arancia proprio perché il nostro territorio, oltre ad avere le eccellenze che le olive e l'olio d'oliva ma anche le arance, abbiamo le clementine della piana di Sibari che sono un'eccellenza del nostro territorio, noi come scuola vogliamo far capire al territorio ma soprattutto ai nostri alunni di invogliare, di incentivare il consumo delle nostre eccellenze e per questo motivo noi ci stiamo adoperando soprattutto per quanto riguarda l'olio d'olivo, perché ci facilita, per noi è un facilitatore, ci facilita il compito nell'insaporire. Diciamo che noi raggiungiamo l'obiettivo in termini di gusto, solo utilizzando olio extravergine, Io già abbiamo raggiunto un otto obiettivo. Poi dopo, se ci mettiamo del nostro, la professionalità, la capacità, le competenze, rendiamo veramente grande e fragrante la pietanza che noi andiamo a preparare. Io dico che Dobbiamo abituare i nostri allievi, i nostri alunni a valorizzare e a utilizzare solo ed esclusivamente olio extravergine d'oliva, perché è salutare, non va male all'organismo, aiuta a livello cardiovascolare è un tocca e un tauca sano. Io consiglio sempre agli addetti al lavoro di consumarlo principalmente a freddo, perché sprigiona il profumo, sprigiona un gusto diverso ed è ancora più benefico per il nostro organismo umano. Dall'altra parte, nell'altro laboratorio, stiamo preparando dal vivo il gelato all'olio d'oliva. Andiamo così. a vedere Enzo, andiamo così. Vediamo come si prepara questa particolarità perché si sa che l'olio d'oliva fa bene, viene utilizzato nella nostra cucina, nella frittura. Insomma la frittura con l'olio d'oliva non fa male. Ecco. No, la, frittura, la frittura con l'olio d'oliva è un'eccellenza, è, è un lusso. È un lusso per il nostro organismo ed è un lusso da tutti i punti di vista per il nostro palato, perché la frittura con, con l'olio d'oliva è eccellente, è fragante, però anche qui dobbiamo mettere in atto le competenze e le giuste tecniche di preparazione. L'olio d'oliva non, non deve subire sciocchi di temperature, che significa? Dobbiamo evitare di farlo raggiungere il punto fumo, non ci dobbiamo preoccupare se quello che cuciniamo non è tanto croccante, alla fine in quel caso stiamo salvaguardando la nostra salute, l'organismo umano. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sacrificare un po' il gusto, il palato spesse volte, per salvaguardare il nostro organismo che è tanto ma tanto importante. Quindi l'olio va saputo utilizzare a caldo, a freddo non sbagliamo mai, dove lo mettiamo, mettiamo, è un doccasà, è qualcosa di eccezionale. Poi con l'olio d'oliva oggi facciamo anche delle mousse, delle creme, delle spume, lo utilizziamo a 360 gradi in cucina. Io voglio vedere il gelato. Il gelato lo stiamo preparando e qui abbiamo miscelato, miscelato se possiamo vedere, inquadrare, qui abbiamo una miscela di fior di panna e l'olio di oliva extravergine. È un olio che noi l'abbiamo prima un pochettino agitato, per far sprigionare il profumo e il gusto, dopodiché l'abbiamo aggiunta alla base il fior di panna e abbiamo mischiato il tutto, l'abbiamo lasciato macerare per circa 15 ore, dopodiché lo mettiamo nella macchina del, del gelato, questa, questa macchina che è una macchinetta piccola ma per l'uso che ne facciamo noi a scuola è più che sufficiente. Adesso vediamo proprio, cioè, sta avvenendo la mandecazione del gelato, adesso vediamo anche proprio la fuoriuscita del gelato perché dovrebbe essere, mi sembra, dovrebbe essere pronto. Naturalmente meglio è l'olio e meglio viene il gelato, meglio utilizziamo prodotti buoni, prodotti genuini, prodotti sani e meglio otteniamo il prodotto finito. Questo è il prodotto che viene fuori. Questo gelato noi lo utilizziamo per tutto nell'enogastronomia, per tutto, per fare coppe di frutta, coppe gelate guarnite, per fare delle mousse, per fare delle creme, per fare dei sorbetti, possiamo utilizzare tutto. Naturalmente la cosa importante è che il gelato all'olio d'oliva si sposa molto bene con il cioccolato. Perché il cioccolato? Perché anche il cioccolato è un alimento, un ingrediente che facilita la circolazione. e a livello cardiovascolare, eh, mantiene in allenamento il nostro cuore, il nostro cuore. Quindi noi quando utilizziamo questi ingredienti ci mettiamo, oltre alla professionalità, eh, il garbo ma ci mettiamo anche il cuore, il cuore perché sono prodotti eccellenti e come tale devono essere trattati. Beh, chiudiamo oggi questa trasmissione, questa puntata di Agriverde con eh, il buffet preparato dal, dall'Istituto Alberghiero e poi Presidente con il gelato all'olio d'oliva. L'ha già assaggiato? E la ciliegina sul, proprio sulla torta all'ultimo che ci mettono. Eh, e poi è anche una sorpresa per noi assaggiare un gelato all'olio d'oliva che non è una cosa comune trovarlo anche nelle nostre gelaterie, adesso avremo modo di assaggiarli, ancora non lo assaggiate, fare i complimenti agli apprezzamenti del caso. Al... Io vorrei chiamare qua il, dottor, il dottore Iannotta perché è un esperto, quindi facciamo assaggiare il primo cucchiaino al dottore Iannotta perché lui ha il palato, il, palato ecco, il palato abituato, il palato molto fino, molto più allenato no, dei nostri, quindi ha questo compito di darci il giudizio sul gelato all'olio d'oliva. Eh, stiamo preparando intanto che lei assaggia il gelato adesso ci dirà eh, appunto la prima impressione presidente questa è stata davvero una giornata bellissima in questo sì, la giornata sicuramente è una giornata esaltante quella di, eh, quella di oggi una giornata che ci lascia ben sperare una giornata proiettata nel futuro con questi ragazzi che veramente con grande eh, dedizione stanno svolgendo questa attività di studio su, sul, sul campo agricolo e non solo sul campo agricolo ma anche su quello enogastronomico. Per noi non può che essere un'ulteriore conferma alla vicinanza della, della parte scolastica, cioè di quello che oggi si avvicina e si affaccia sul nostro mondo, sul mondo dell'olivicoltura, dell'agromicoltura, della frutticoltura. L'altra cosa bellissima è che abbiamo visto, quegli orti in, con il sistema biologico, con della biodiversità, del rispetto dell'ambiente si abbina benissimo con quella che è oggi un'agricoltura un po' diversa, un'agricoltura intensiva, un'agricoltura specializzata, un'agricoltura proiettata più ai grandi mercati, però non ne tralascia quella che è la nostra storia, la nostra tradizione, i nostri costumi, il nostro modo di fare agricoltura, di non farla disperdere, è una cosa molto, molto importante, cioè alla base avere quella che è l'inizio del fare agricoltura, di come è fare agricoltura in modo sano, salvaguardando la natura, preservando tutto quello che è il nostro territorio e anche fare poi in modo intensivo tutta l'altra parte, sicuramente con queste basi la si farà in un modo corretto, in un modo eccezionale, in un modo che va a preservare quella che è la qualità, perché noi il nostro obiettivo finale è preservare la qualità, portare in giro prodotto di qualità, prodotto sano, prodotto importante, garantire al nostro consumatore finale che sulla propria tavola ha un prodotto che gli dà veramente salute. Allora siamo in chiusura, allora questo gelato, dottore Iemma. È buonissimo. Io devo confessare di avere un'esperienza pregressa perché questo gelato... All'olio, io l'ho provato già da diversi anni perché lo producono a Spoleto, eh, città che io ho frequentato per molti anni perché noi abbiamo una sezione del nostro istituto a Spoleto. Allora, siamo in chiusura, com'è? Quindi... Questo qui, voto? voto 10, perché questo gelato all'olio d'oliva è particolarmente buono a mio eh, motivo, a mia... Eh, giudizio per il fatto che è fatto con l'olio dolce di rossano che è un olio dolce che non dà luogo a sendori molto forti e quindi che si sposa molto bene alla preparazione del gelato. Ci dobbiamo fermare, il tempo a nostra disposizione è terminato, ringrazio davvero eh, i docenti dell'istituto alberghiero, dell'istituto agrario che ci ha ospitato oggi e vi lascio alla nostra rubrica l'agenda dell'agricoltore. Cari amici, benvenuti a una nuova puntata dell'Agenda dell'Agricoltore. Oggi tratteremo un tema che è molto caro alle aziende agricole, che è quello che riguarda la formazione sia dell'imprenditore sia del personale addetto e in questo caso ci troviamo nella sede del Fede Terziario che è eh, un'associazione che si occupa di formazione non solo per il mondo agricolo ma anche per eh, le società o comunque per eh, quelle strutture che hanno necessità di formazione dal punto di vista edatoriale e dei lavoro dipendenti e incontriamo il coordinatore regionale, il dottor Luca Lucia che eh, ci illustrerà quali sono le attività e le opportunità per il mondo agricolo. Dottore Lucia, innanzitutto il mondo della formazione. Eh, Feder Terziario eh, di cosa si occupa e in che ambito opera eh, come struttura? Feder Terziario è un ente datoriale, è un ente che m, segue, coordina ehm, e assiste tutte le imprese, eh, comprese le imprese del mondo agricolo. E, m, si occupa di formazione attraverso un suo fondo interprofessionale, Fonditalia. Fonditalia è un fondo che raccoglie le quote eh, che vengono versate all'Inps da tutti gli imprenditori, quindi in realtà per l'imprenditore è gratuito perché già versa la sua quota di, di formazione all'Inps. I fondi dall'Inps vengono stornati a Fonditalia che gestisce la formazione dei lavoratori mh, direttamente a favore delle imprese iscritte. In che modo agisce? Qualunque impresa, eh, anche agricola, ha bisogno che il proprio personale venga formato. Partiamo dalla formazione obbligatoria, ad esempio la formazione sulla sicurezza, ma anche formazione relativa mh, alla propria attività. Faccio un esempio che mi piace fare solitamente. Immaginiamo un'impresa che si voglia internazionalizzare, quindi diciamo, operare all'estero, potrebbe decidere tranquillamente di far fare un corso di inglese ad alcuni suoi dipendenti e questo il corso sarebbe interamente finanziato da Fondi Italia, quindi a zero spese per l'impresa. Quindi è un'ottima opportunità per le nostre aziende, ma soprattutto uh, in questo modo le aziende agricole possono, in virtù delle normative che purtroppo sono impellenti, anche sia dal punto di vista datoriale sia dal punto di vista dei lavoratori agricoli, essere a norma, ma in questo caso noi abbiamo parlato di Fondi Interprofessionali, di Fondi Italia, materialmente come possono le aziende agricole aderire a questi fondi e quindi coglierne le opportunità. Attraverso l'adesione a FEDER terziario le m, imprese che aderiscono possono, m, tramite il proprio consulente del lavoro, far inserire nel modello Uniemens, se lo presentano, il modello DMAG che mi sembra sia quello per il mondo agricolo, e comunicare attraverso un codice all'INPS il fondo a cui si desidera che vengano stornate le quote da parte dell'INPS. È molto semplice. Dopodiché il, il percorso è Mh, seguito tutto da Fonditalia. Quindi una volta che Fonditalia riceve dall'Inps queste quote informa l'impresa che può ottenere la, propria, la formazione che desidera per i propri dipendenti. Per cui il percorso è abbastanza semplice, il corso viene interamente organizzato da Fonditalia. I docenti possono essere forniti da, da Fondi Italia o Feder Terziario o addirittura essere segnalati dall'impresa se desiderano un docente in particolare, così come la sede del corso, può essere addirittura presso l'impresa o, o esternalizzata. Addirittura poi con Feder Terziario riusciamo anche ad effettuare la formazione dell'imprenditore, che solitamente non è finanziata dai fondi interprofessionali, ma Feder Terziario eh, riesce anche a, diciamo, a, a formare i titolari di impresa o i soci delle imprese agricole. Bene, ringraziamo il dottore Lucia per averci illustrato quali sono le opportunità per quanto riguarda i fondi interprofessionali e soprattutto il mondo dell'agricoltura in questo settore e vi esortiamo a questo punto a, in, a mettersi in contatto con i nostri uffici in modo tale da offrirvi l'opportunità di predisporre e la documentazione per l'adesione e, e la modulistica per cogliere questo tipo di opportunità. In ultima analisi vi ricordo le scadenze che sono a cavallo tra la fine del mese di maggio e la metà del mese di giugno, in primis per quanto riguarda alla presentazione della domanda unica, la cui scadenza è stata provocata al 15 giugno unitamente alla scadenza delle misure a superficie. Quindi qualora non l'abbiate già fatto recatevi presso i vostri centri di assistenza agricola per la compilazione e la stampa della domanda e vi ricordo per le aziende agricole con regime di contabilità che entro il 31 maggio tassativamente eh, è necessario presentare il nuovo modello per quanto riguarda eh, la dichiarazione IVA trimestrale eh, che è un nuovo adempimento dell'agenzia delle entrate eh, che deve essere necessariamente inviato entro il 31 maggio. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima puntata.